Dopo la riapertura del mercato del mercoledì, quello più grande di Cerignola, che conta almeno 400 posteggi, stamattina è aperto anche quello del venerdì di Via Piave. Vediamo come si stanno rispettando in questo momento le distanze di sicurezza, i posteggi sono distanziati tra di loro, la gente chiede, cammina, vediamo un po', anche se qui è un po' più difficile rispettare al 100% le normative. Allora, come sta andando questa mattina il rientro dopo tanto tempo che non avete potuto, diciamo, mettervi qui come al solito? Non c'è male, non c'è male, dai, tutto sommato pensavamo peggio, okay. Ma sta andando abbastanza molto bene, dai. Vedo la signora come gente, quanta gente è venuta più o meno, siamo. Quanta gente è piena affluenza degli altri mercati, ma rimane, diciamo, il 50% in meno è arrivata. Comunque è anche buono proprio per non creare i cosiddetti assembramenti. Signor Giuseppe, allora la riapertura dopo tanto tempo qui al pubblico come sta andando? Come sta andando, ci aspettavamo un po' di più sinceramente, ma no. Siete preoccupati del fatto, diciamo, oltre che dal punto di vista economico, che siamo, diciamo, preoccupati, sì, proprio il fatto per ripartire, che è stata molto difficile. Quali sono le emergenze più importanti secondo voi? Quali sono? Fede, dare i soldi alla gente per poterli farli spendere. È la prima cosa. E poi tutto il resto. Siamo con Gerardo. Allora, come sta andando questa mattina dopo tanto tempo? Ci stiamo un po' riprendendo, a dire la verità. Su quello che è successo non ce l'aspettavamo neanche noi. Però pian piano si ritornerà alla normalità, credo. Le persone vengono, chiedono, spendono. Diciamo, abbiamo voglia di uscire, a dire la verità, di incontrarsi, di, come si può dire, di stare bene. Non lo so. Cosa... Lei ha paura più della difficoltà economica o dell'ancora che c'è il rischio contagio? Due paure. Entrambi pesanti. Bravissimo. Di quello che si può. Ha paura economica. Più alto di questo no, è unico. Ok, la ringrazio, buon lavoro. Grazie a te. Tutto sommato, diciamo, ci riprenderemo.